Beh, un interno di centrocampo, di struttura, di passo, un giocatore molto giovane che però ha ottime potenzialità e su cui lavorarci sopra. E dovremmo essere bravi a tirarci fuori un giocatore di prospettiva per noi, però sicuramente è un giocatore molto interessante. Lozano si muove? No, assolutamente. Baier, la voce di oggi, proprio un nuovo interessamento dell'Udinese, può essere un giocatore ancora in uscita per il Bologna? No, abbiamo parlato anche con l'agente, abbiamo parlato con l'Udinese, è un'operazione che non volevamo fare. Noi adesso abbiamo asciugato, come diciamo noi, abbiamo asciugato al minimo la rosa, sono due per ogni posto, quindi hanno tutti la possibilità da qui alla fine del campionato di trovare l'opportunità, devono essere bravi ragazzi a sfruttarla. So che per giocatori come Baier, che è stato meno autorizzato, non è semplice, però sicuramente il ragazzo si è comportato da grande professionista in questo periodo, si è sempre allenato alla grande, ha manifestato la voglia di giocare, però siamo convinti che la possa trovare con noi, la possibilità, e siamo convinti che si farà trovare pronto, perché è un ragazzo molto serio, molto preparato, quindi l'abbiamo voluto tenere con noi perché il nostro progetto, come stiamo dimostrando, è quello di puntare su questi ragazzi, su cui sono stati fatti investimenti anche importanti nel passato, perché siamo convinti che ci possiamo tirare fuori ancora qualcosa di importante. Lui ha delle caratteristiche che per noi possono tornare utili per aiutare la squadra. Cinque mesi esatti dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato, ti aspettavi e vi aspettavate di trovare il Bologna in questa posizione di classifica? Siete soddisfatti del corso e dello sviluppo che ha il vostro progetto? Sì, siamo molto contenti perché noi domenica ci siamo presentati a Cagliari con 8 undicesimi, con ragazzi di 23-24 anni, tutti nati sopra il 92, quindi per noi è stata veramente in un campo non semplice, contro una squadra dove al contrario aveva tanti giocatori di esperienza, e la squadra si è comportata bene, ha un'identità, e questo è molto importante, grazie anche al lavoro che fa il nostro allenatore, il nostro staff. C'è una crescita costante dei nostri ragazzi, sappiamo che possiamo migliorare ancora molto, molti di loro devono ancora esprimere al pieno le loro qualità, però la nostra idea è quella di accompagnarli in questa crescita perché crediamo molto in loro. E potevamo avere anche qualche punticino in più, onestamente, e abbiamo lasciato qualcosa forse per inesperienze sul campo, per errori, e lo dimostra il fatto che abbiamo preso tanti rossi forse per irruenza, pur essendo la squadra meno fallosa del campionato, quindi questo dimostra un po' anche le caratteristiche della nostra squadra, però che ovviamente stiamo pagando qualche punto sul campo, però siamo convinti che il nostro progetto sia un progetto ancora importante che ha ampi margini di crescita, quindi siamo fiduciosi. Per quello che riguarda i punti che dicevi mancano in classifica, pubblicamente non vi siete mai espressi, non vi siete mai lamentati, se così si può dire, ma siete un po' arrabbiati? Sì, dispiaciuti perché perdi punti che ti possono essere utili, che punti importanti che ti possono aiutare durante l'anno a essere più tranquillo e a vivere più tranquillo, questo è sicuro. Oggi la dimostrazione che a Viviani abbiano dato soltanto una giornata è la dimostrazione che probabilmente sia stato commesso un errore di valutazione domenica, però non ci piace, è una nostra linea societaria e penso anche che sia giusta, anche perché recriminare non ti aiuta molto, e continueremo così, però sicuramente poi in un momento opportuno, nelle sedi opportune, noi discutiamo e parliamo con gli arbitri e con tutti i responsabili, quindi va bene così. Avete tesserato oggi anche Adama Fofana, questo attaccante, cosa mi sai dire, coriano, che era svincolato, insomma, se rimane o lo girate? Adesso vediamo, lo stiamo valutando, adesso sono operazioni che comunque possono nascere durante il mercato e stiamo valutando quello che probabilmente rimarrà con noi i prossimi 5 mesi e poi dopo valuteremo la situazione. Ah, quindi non è legata all'operazione Valencia, l'operazione no, Fofana, e ti chiedo se l'operazione Valencia è in sinergia con la Juventus, si è parlato molto di questo. Guarda, noi eravamo tutti e due sul giocatore che stavamo valutando tutti e due, poi alla fine l'abbiamo preso noi perché c'è un prospetto importante, sicuramente c'è una valutazione sopra anche della Juventus, comunque loro sono interessati sulla crescita del ragazzo, poi più avanti però il giocatore del Bologna verrà da noi, crescerà da noi e valuteremo con lo staff i modi e i tempi per farlo inserire all'interno della prima squadra, si allenerà con noi sin dall'inizio e poi dopo valuteremo la crescita insieme. Quindi all'inizio comunque in prima squadra, poi aggregato alla primavera? No, lui sarà con la prima squadra, poi essendo 98 può giocare con la primavera, quindi se troverà poco spazio noi, anche per dargli minutaggio, probabilmente farà qualche partita, ma questa è una cosa che valuteremo con lo staff andando avanti con il campionato.
l'ultimissima, non fa mai piacere, però oggi pomeriggio viene la notizia di Sadiq, un problemino alla caviglia, una botta, tu riesci ad aiutarci a capire, perché giusto oggi si parlava, non si capiva se era la stessa caviglia oppure l'altra. Il problema di Sadiq è che l'ultimo giorno di mercato non si deve allenare, poi dopo deve stare sì. E questo è il problema. No, vabbè, ha preso una botta, adesso noi siamo qua, quindi ci hanno riportato, abbiamo parlato con i dottori, sembra una contusione, quindi adesso la valuteranno domani bene, però speriamo che non sia niente, ma ci dicono che non sia niente di grave. Quindi.